Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, Conte convoca alle 16 i ministri, li ha convocati alle 16 appunto con i capi delegazione. È una riunione urgente tra CTS e Speranza, dice, valutiamo nuove misure. Sul tavolo della riunione con i delegati delle forze di maggioranza e degli esperti ci sarebbe l'impennata dei contagi dell'ultima settimana e la capacità del sistema di testare i casi. La risalita rapida della curva con i nuovi positivi più che raddoppiati, cioè dai 2578 del 4 ottobre ai 5.372 di venerdì 10, hanno allarmato gli scienziati. Il ministro della Salute dice serve reagire immediatamente per evitare misure ancora più drastiche. Coronavirus, Gallera dice che in Lombardia oggi ci sono 1.100 nuovi casi. In Veneto 561 positivi. Era dal 12 maggio scorso che la Lombardia non superava la soglia dei 1.000 nuovi casi positivi giornalieri. In quel giorno ci fu un incremento di 1.033 casi. Ma oggi, ha spiegato l'assessore, non c'è stato un aumento di terapie intensive. Forte crescita nelle Marche e in provincia di Bolzano, c'è quasi 200 casi in Puglia e l'Umbria ne fa segnare 132. Sempre sul Covid, la denuncia di un primario del San Martino che dice infermieri impegnati in terapia intensiva, rinviati gli interventi urgenti. Il professor Enzo Andorno, primario di chirurgia dei trapianti a Genova, ha inviato il 7 ottobre alla direzione del proprio ospedale una mail di protesta, scrivendo che è inaccettabile essere costretti a rinviare per la terza volta un intervento per tumore, tra i casi anche quella di una donna con un cancro al pancreas. Basta schiavi in redazione, la proposta di legge del senatore 5 Stelle Di Nicola che dice stop agli articoli pagati con 5 e 10 euro lordi. Il vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai lo ha annunciato con un lungo post su Facebook, appunto il suo disegno di legge che vuole introdurre delle soglie minime di retribuzione. Ha detto che siamo ormai di fronte a uno sfruttamento sistematico ed inaccettabile di prestazioni, competenza e professionalità. Manifestazione no mask a Roma, tensioni con la polizia e gli organizzatori dal palco dicono rispettare regole, tenete su le mascherine. Gli agenti osservano a distanza il sit-in, allontanata una persona tra le proteste della piazza. Scambi di opinioni anche tra i manifestanti e staff che dice siamo obbligati a mettere le mascherine anche se alcuni di noi non condividono. Milano, il turismo alberghiero è in ginocchio. L'imprenditore dice che i dipendenti mi chiedono di licenziarli così possono accedere agli aiuti. La Confesercenti scrive che 90.000 aziende sono a rischio chiusura. 4 datori su 10 confermano la necessità di ridurre il personale, ma in attesa dello sblocco dei licenziamenti per motivi economici, il mercato del lavoro fa da sé. Triplicati quelli per assenza ingiustificati, questo lo spiegano dalle associazioni e gli albergatori milanesi confermano mai vista una cosa così. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, insomma, in che modo il Covid colpisce i diversi quartieri napoletani? Il Covid colpisce a Napoli maggiormente gli uomini rispetto alle donne, il 54% contro il 46%. L'età media dei contagiati è tra i 42 e i 43 anni. Lo evidenziano i dati elaborati dall'ASL Napoli 1. La maggior parte dei casi colpisce la popolazione tra i 19 e i 50 anni. Ci sono stati 2.321 casi. Più contenuto tra gli over 70 e gli under 18. Per quanto riguarda la divisione tra quartieri, il virus circola maggiormente al centro, con 74-88 casi ogni 10.000 abitanti a Chiaia, Posillipo, Porto e Pendino. Contagio più basso, con 39-74 casi su 10.000, nei quartieri Vomero, San Giuseppe, Avvocata, Vicaria, Poggioreale, San Carlo all'Arena, Stella, Piscinola, Miano, Secondigliano e Chiaiano.
Si scambiavano foto e video con raccapriccianti abusi su minori e neonati, 20 denunce. Una vasta operazione contro la pedopornografia su internet è stata condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. Operatori della Polizia Postale hanno effettuato perquisizioni e sequestri a Bolzano, Brescia, Catania, Chieti, Como, Lecco, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Savona e Sassari, Torino, Treviso e Varese, oltre che in altre città straniere. Sono 20 le persone italiane denunciate, di cui 3 arrestate in flagranza perché ritenute responsabili di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, nonché di istigazione a pratiche di pedofilia. Coronavirus, De Luca dice: evitare lockdown, basta seguire le regole. Questo weekend è la prova del 9. Il governatore della Campania ha detto che avevamo un problema che riguardava la movida, abbiamo registrato comportamenti irresponsabili, centinaia di ragazzi che si ammucchiavano, cose che non potevamo tollerare se vogliamo contenere appunto il contagio. Notizia dal Friuli Venezia Giulia. Barcolana e il rischio Covid. Fedriga chiude i bar di Trieste. La decisione per evitare assembramenti, visto il notevole afflusso di persone nelle zone centrali della città, prospicienti il mare, in occasione appunto della regata. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente di protezione civile per la chiusura nel territorio del comune di Trieste dalle ore 23 appunto di oggi, sabato 10 ottobre, e fino alle ore 5 della giornata di domani, domenica 11 ottobre, dei locali che effettuano prevalenti attività di somministrazione di bevande di qualunque genere e tipo. Coronavirus, sono 146 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, rimangono 6 pazienti in terapia intensiva e 23 ricoverati totali in altri reparti. Insomma, la mappa delle scuole, ci sta una mappa proprio delle scuole colpite da questo coronavirus. I nuovi positivi in casa di riposo e del sistema sanitario appunto che sale, e sale ancora il numero di contagi in tutta la regione. Oggi infatti sono stati registrati, come dicevamo prima, 146 nuovi casi, il secondo dato più alto dall'inizio dell'epidemia. Per trovare un numero superiore bisogna tornare al 25 marzo, quando in pieno lockdown in Friuli Venezia Giulia c'erano stati 147 positivi. La situazione però era decisamente diversa. Allora c'erano 50 persone in terapia intensiva e 200 ricoverate in altri reparti, e senza dimenticare i 6 decessi legati al Covid-19. Rubate le mance in un bar di Viale Miramare. I malviventi si sono accontentati di una decina di euro trovati all'interno di un barattolino di latta sistemato sul bancone appunto. I malviventi, che in azione appunto ieri venerdì 9 ottobre all'interno di un bar di Viale Miramare vicino all'ottavo Topolino, ovvero alle piazzole fronte mare, dove normalmente in estate si prende il sole a Trieste. I ladri si sono introdotti nel pubblico esercizio dopo aver rotto il lucchetto della porta d'ingresso. Non è scattato l'allarme e dell'intrusione si è accorta solo al momento dell'apertura una dipendente del bar. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.